Buonasera, sono Eleonora Pisperani per le interviste. Questa sera ho un personaggio storico eccezionale e famosissimo a livello italiano e penso anche mondiale. Il signore in questione è un cabarettista notissimo, è un musicista, è un cantautore e addirittura uno scrittore. Vi dico solo che ha pubblicato 18 libri. Ha all'attivo 8 album musicali, quindi vi dico, signori, è veramente un mostro sacro. Avrei fatto prima dire cosa non ha fatto di quello che ha fatto. È ai noti, cioè diciamo, è più famoso per il suo discorso del poeta catartico e fra l'altro con il trittico è arrivato a vendere quasi 2 milioni di copie. Vi dico solo che questo è una parte di tutto quello che il signor Flavio Reglio ha pubblicato, quindi vi dico tantissima roba. Quindi ringrazio Flavio e dico buonasera. Buonasera a te, ciao. Allora, carissimo Flavio, io so che il 3 dicembre è uscita la tua ultima opera Brevart, quindi volevo chiederti se ce ne puoi parlare, insomma. Sì, è uscito il 3 dicembre questo libro, che è un libro antologico del momento catartico. Perché? Perché a dicembre del 2020 sono 20 anni di momenti catartici, perché l'esordio di questa esperienza fu 20 anni fa, cioè nel dicembre del 2000. Da allora il momento catartico ha cominciato a girare via etere e non solo, anche via cartaceo, e è iniziata questa, chiamiamola, epopea. E così, per festeggiare i 20 anni di questa avventura, ho deciso di pubblicare l'antologia del momento catartico. Esatto, che ha trovato un successo spaziale. Fra l'altro, tu vabbè, hai fatto la fortuna in tutti i campi, sia dallo spettacolo sia appunto nel campo della letteratura, come dicevamo. Se ci vuoi appunto raccontare, fra l'altro mi spiegavi appunto del ventennale che stai addirittura creando un archivio sul mondo del cabaret. Sì, sono due lavori, diciamo, separati. Il ventennale è una ricorrenza. L'archivio del cabaret, diciamo che in questi 20 anni di momenti catartici io mi sono dato anche alla ricerca sul cabaret, con tutta una serie di esperienze, di manifestazioni che ho creato ad hoc, riunendo tutti gli storici che hanno fatto appunto l'avventura del cabaret in Italia. Ed è stata una cosa bellissima, perché ho incrociato veramente personaggi incredibili che hanno dato un grosso contributo alla realizzazione di quello che è l'archivio storico del cabaret italiano. E nel frattempo sono scaduti 20 anni, ho colto l'occasione per festeggiare, diciamo, il momento catartico, ma la nuova strada che ho davanti a me è la strada della storia del cabaret, con tutti gli annessi e connessi, perché in realtà questo è un progetto grossissimo che ha tanti rivoli, dalla mostra itinerante allo storytelling, a un format che collega mostra e un art café con eventi vari, allo spettacolo in teatro che racconta la storia del cabaret piuttosto che un libro. Io ho pubblicato l'anno scorso, cioè, o meglio, l'anno scorso, mi viene da dire così perché siamo solo all'inizio del 2021. Esatto. E il libro L'arte ribelle nel 2019 è questo libro che racconta appunto la storia del cabaret, una storia che in Italia è poco conosciuta, è stata anche poco raccontata, quasi mai raccontata. Infatti, cioè, tu hai trattato, oltre al poeta catartico, tu hai trattato anche di storia. Io ho letto tutti i tuoi libri, cioè sei un fantastico scrittore, ma veramente tocchi più punti, più campi. Quindi, a parte che molti non lo sanno, ma tu sei stato cioè un professore di matematica e scienze, quindi veramente. Sì, è un supplente in realtà. Sì. Sì, ho insegnato matematica e scienze sia nelle scuole medie che poi privatamente, perché ho fatto molta attività di insegnamento privato per recupero studenti, eccetera. Questo soprattutto i primi anni dopo la laurea. Io mi sono laureato in scienze biologiche con specializzazione in ecologia. E dopo quel momento, così, ho
come tutti i giovani, perché ormai non lo sono più, ma lo sono stato, e come tutti i giovani cercavo di trovare dei lavori da fare. Uno dei lavori era proprio l'insegnamento delle materie scientifiche, oltre alla scuola di pianoforte, perché io sono così, ho insegnato anche pianoforte, ho avuto tantissimi alunni, e quindi cercavo di fare tanti lavori. Erano gli anni in cui cominciavo a muovere i primi passi anche nel mondo dello spettacolo. Milano presentava tante opportunità, io ho colto queste opportunità nei locali che all'epoca cominciavano a proliferare, e da lì poi è venuto fuori tutto il lavoro che è uscito. Perché la mia idea, il mio desiderio è sempre stato quello di fare spettacolo, e così sono riuscito a fare nella mia vita. E possiamo menzionare il fatto che molto è partito dal caffè teatro, giusto? Anche, certo, il caffè teatro ha avuto un ruolo importantissimo in tutto questo percorso, perché comunque il caffè teatro insieme allo Zelig e a pochi altri locali sparsi per la penisola ha rappresentato una grande espressione del cabaret negli anni 80-90. E quindi era un punto di riferimento importante dove si potevano sperimentare tante cose. Grazie alla sperimentazione fatta al caffè teatro sono nate tante idee che poi sono diventate dei bei progetti, tra cui anche il momento catartico è nato al caffè teatro. Esatto, esattamente. Ma fra l'altro mi dicevi che c'è una profonda differenza fra il comico e il cabarettista, cioè fra quel concetto incredibile tra la risata e la comicità. Ma sai, tanti pensano che la comicità e il ridere e il cabaret siano la stessa cosa. In realtà sono tre argomenti distinti, perché questi sono gli studi che diciamo sono derivati da questi 20 anni di ricerche sul cabaret. Si fa confusione e bisognerebbe fare molta chiarezza. In realtà la comicità è solo una parte del ridere. Il ridere è una bellissima sensazione umana, una bella emozione, che però è articolata in tante parti, non c'è solo la comicità. Ti faccio un esempio, c'è per esempio l'umorismo. L'umorismo non è la comicità, è un'altra cosa, ma fa ridere. Per esempio anche la satira è un'altra cosa ancora, diversa. Per esempio l'ironia, per esempio il sarcasmo, il grottesco, il buffo, il ridicolo, sono tutte forme del ridere. Non tutto quello che fa ridere può essere definito comico, e quindi non sono sinonimi comicità e ridere. E al tempo stesso il cabaret in realtà con i comici non c'entra proprio niente, anche se oggi si identificano le due cose grazie a una diffusione mediatica sbagliata che da più di 40 anni va avanti, perché ormai da un certo punto in poi si è identificato erroneamente il cabaret con la comicità, e i comici sembra che siano gli esponenti del cabaret. In realtà i comici fanno tutt'altro. Storicamente, e questo gli studi dell'archivio lo attestano proprio chiaramente, storicamente il cabaret quando nasce non ha comici e non ha mai avuto comici all'interno, anche se nel cabaret si ride. Guarda, ti faccio un esempio, tanto per dirne una. Uno come Giorgio Gaber faceva ridere tantissimo, ma solamente un cretino definirebbe Gaber un comico, perché Gaber non era un comico, eppure faceva ridere. Perché? Perché far ridere non è prerogativa dei soli comici. Basta guardare, per esempio, le decisioni sul Covid e compagnia bella che stanno prendendo il governo, tutta una serie di cose, e questo dimostra che appunto non è necessario essere comici per fare ridere e affrontare in maniera pseudoscientifica gli argomenti. Hai ragione. Quindi il ridere è in agguato ovunque, in Parlamento poi non parliamo. Ma al di là di questa così boutade, la realtà dei fatti è questa, che noi pensiamo che una persona che fa ridere debba essere per forza definita comico. Così usiamo la stessa parola per definire tanto Alvaro Vitali quanto Dario Fo. In realtà sono due cose completamente diverse. Non si può usare la stessa parola per definire questi due personaggi. Caspita, ok. È necessario fare una rimodulazione del nostro linguaggio, che siamo talmente abituati a usare e diventa difficile, no? Uscire da questa melma del linguaggio. Siamo abituati a pensare e a ragionare così, non lo diamo mai. Cioè, tante cose sembrano ovvie, no? Ma il grande filosofo della scienza Eddington diceva che l'ovvio non solo è difficile da dimostrare, ma non sempre è vero.
Quindi le cose ovvie spesso vanno messe proprio in discussione. E questa ovvietà del cabaret uguale comicità uguale ridere è un'ovvietà che va così, distrutta, sfatata in qualche maniera. E Solo lasciami che il dire, molti comici con cui sto avendo a che fare sono persone molto serie, con molto, come posso spiegare, cioè per nulla fra il giullaresco, il facetto, cioè anzi persone molto, non dico ombrose, però che invece quando poi cominciano a fare questi fuochi d'artificio lasciano quasi interdetto lo spettatore, perché hanno questo effetto sorpresa, no? Sembrano persone molto, insomma, posso dire rigide, molto, torno a dirti, e invece hanno queste poi queste exploit e tu rimani e ridi, e forse questa è la differenza, cioè mentre l'altro è più, come posso dirti, già si capisce che è un po' dove vuole andare a parare, invece comici del tuo spessore, infatti quando io ho letto questo bellissimo libro, che scusate cerco di farlo vedere, a prosdocheton, mi ha conquistata, perché tu parti con, dicevamo, con dei voli aulici favolosi e poi chiudi il concetto in modo sorprendente, con l'effetto sorpresa, come tu mi dicevi, un po' da bar, e lascia il ma sì, lettore. guarda, nella fattispecie quel titolo aprosdocheton vuol dire, è una parola greca che vuol dire l'inatteso, l'inaspettato, cioè l'effetto sorpresa, che è un po' il senso del ridere, cioè tutto il ridere passa attraverso l'effetto sorpresa, che può essere generato sia fisicamente, allora magari hai delle gag comiche come erano quelle di Stanley Ollio, oppure anche semplicemente con l'uso delle parole, allora magari ti sposti più sull'umorismo, sulla satira, su altre cose, però l'effetto è sempre quello del ridere, che come dicevo prima è un concetto più ampio rispetto al semplice comico. E quindi la prosdocheton è il segreto del ridere. Diciamo che spiega perché si ride, perché quando racconti qualche cosa, le persone si prefigurano una sorta di punto d'arrivo che diciamo, i cibernetici chiamano traguardo attenzionale atteso, che tu disattendi andando da un'altra parte, cioè creando un effetto sorpresa, cioè la prosdocheton. Quella distanza lì che c'è tra quello che uno si aspetta o si aspetterebbe, diciamo inconsciamente, e invece il punto reale d'arrivo, quella distanza è quella cosa che sorprende e genera appunto la risata. Ma guarda, il mondo del ridere funziona tutto alla stessa maniera, sia che tu sia un comico, che tu, cioè perché la tecnica è quella lì. E poi sta agli artisti decidere a quale mondo vogliono appartenere, premettendo il fatto che non c'è nulla di illegale nell'appartenere né a un mondo né a un altro né a un altro. Sono solamente scelte che una persona fa, che chiamiamolo artista, fa e decide di operare in un settore piuttosto che in un altro. L'importante è non fare di ogni erba un fascio, perché il ventennio è superato da un bel po'. Esatto, tu hai il dono di essere estremamente conciso. Infatti, leggendo i tuoi libri, trovavo proprio la tua genialità, a parte il colpo di scena che mi faceva sempre sbellicare, ma proprio veramente eri un cecchino. Dicevo, caspita, sei proprio un autore, cioè quasi, oltre che appunto, torno a dirti, cabarettista e umorista. Cioè, capisco che c'è tutta una struttura molto solida a livello culturale, cioè non è approssimazione mai, cioè lo capisco Ma io sono una persona che ama studiare sempre, sono sempre dalla parte dell'alunno. Quindi mi piace sempre imparare cose nuove, mi piace approfondire i temi, mi piace ragionare sulle cose. Questo, come principio generale. Diciamo che nella vita non si finisce mai di imparare e man mano che impari capisci quanto sei ignorante. Infatti io avevo fatto anche una serie di libri che si titolavano Siamo una massa di ignoranti, parliamone. Anche lì era una trilogia. Siamo una massa di ignoranti, parliamone, il primo libro, poi il secondo libro si titolava Non è stato facile cadere così in basso, e il terzo All'appello mancano anche i presenti. Questi tre libri formano la trilogia dell'ignoranza,
che poi ho riassunto anche quella in un'antologia che si chiama Ignorantologia. Bellissimo! No, tra l'altro, tu hai scritto oltretutto anche la storia dell'agenza, che è, sì, scusate, storia curiosa, fantastico. Storia curiosa della scusa, scienza. Curiosa della scienza, scusa, e tra l'altro ho già anche tutti e due i volumi e ti dico che ho una biblioteca. Sì, però ti informo che sono 3 i volumi della storia della scienza. Ecco, allora mi manca il terzo. Quali hai? Io aspetta, ho la rivoluzione degli arabi e dal tribunale dell'inquisizione al tribunale della ragione. E sono... Certo, ti manca il primo volume, le radici pagane dell'Europa. Perfetto, e mi stai aiutando tantissimo perché mio figlio è seconda media e i tuoi mi stanno già aiutando in forma di bigino a capire già che volte morire. Sì, beh, tra l'altro quei libri lì nella fattispecie trattano argomenti che a scuola non vengono trattati durante le lezioni di storia, o comunque vengono messi un po' così in disparte, nascosti. Parlo per esempio di tutto i primi 4 secoli dell'era volgare, cioè dalla nascita di Cristo in poi, che sono i secoli dell'ellenismo, ma che non vengono studiati come ellenismo, ma come storia dell'impero romano. Parlo per esempio della Reconquista spagnola, che non viene assolutamente approfondita, e invece è importantissima per capire il Medioevo e il Rinascimento. Perché grazie alla Reconquista spagnola che noi entriamo nel Rinascimento, quando viene scoperta la Biblioteca di Toledo, cose che a scuola non si insegnano. È vero. Cioè, questi libri contengono delle storie che si conoscono ma non si raccontano. È vero. Hai fatto un altro E, però bellissimo. bisognerebbe capire perché non si raccontano. Perché? Certo, perché spiegano e spiegherebbero cose che forse è meglio che le persone non sappiano o che non tengano presenti, o magari le scoprano poco alla volta e non tutte insieme. Per esempio, la nascita politica della Chiesa, per esempio. Verissimo, ok. E certo, il percorso di nascita della Chiesa cattolica è un percorso politico, non è un percorso religioso. Però bisogna saperlo, bisogna capire cos'è il Concilio di Nicea, bisogna sapere chi l'ha voluto, che cosa è successo, perché è nato tutto lì. Bisogna capire che cosa c'era prima, il senso degli apocrifi e dei canonici, c'è tutta una serie di cose da sapere che è meglio non tenere presenti, diciamo, non sapere, non tenere, perché poi sono scritte nei libri, sai dove sono scritte? Tante volte mi dico, ma tu dove hai trovato queste notizie? Beh, io le ho trovate nei libri di storia, intanto, che sono scritte nei libri di storia, però nei capitoli dove la mia insegnante aveva detto no, cioè sai quei capitoli, quando andavi a scuola c'era, sì, il capitolo diceva no, questo non va letto, no? Oppure c'era saltare, oppure c'era scritto facoltativo, e sai che se tu metti facoltativo a un alunno, l'alunno, se è facoltativo, dice mi avvalgo della facoltà di non studiarlo, e questo è grave. Per cui tante cose che si dovrebbero sapere non si sanno, e quindi non si tengono presenti, e quindi poi si pensa che le cose siano andate in un certo modo, invece sono andate in un altro modo. Verissimo. Io Eh sono al sì. capitolo delle indulgenze, se ti può interessare anche da Ah, beh, quello. Cosa ha interessante. generato? Lasciamo perdere. Sì, Eh beh, esatto. certo, perché poi la storia è ricca di eventi anche a volte sanguinosi, no? Che derivano da certe situazioni. Esatto, Sono i esattamente. famosi errori della storia che bisognerebbe conoscere per non ripetere, ma quando non li conosci sei costretto a riviverli, no? Anzi, ti dico che vedo continuamente dei ricorsi della storia che dico, ma non abbiamo proprio capito niente, eh? Ma non è che non abbiamo capito niente, la gente non lo sa. Cioè, c'è molto da capire, a saperlo però. Se tu non sai una cosa, non puoi capire. Non la sai, semplicemente non la sai. E se c'è una cosa che aiuta il dilagare dell'ignoranza, è la scuola, insomma. Quanto è vero, hai ragione. Perché quando tu insegni in una certa direzione, le altre direzioni sono sconosciute. Poi sai, i giovani non è che hanno quella capacità critica necessaria o l'esperienza perché la caratteristica dei giovani è l'inesperienza e quindi si fidano di quello che si racconta, insomma. Sei un professore meraviglioso, eh? Cioè io, vabbè, Ma mi guarda, ricordo. io sono stato espulso dalla scuola. Eh Ah! sì, mi avevano espulso poi.
Quando ho insegnato sono stato poi espulso dalla scuola perché non condividevano i miei metodi di insegnamento. A parte che insegnavo matematica e non insegnavo certo storia e non insegnavo altre materie, diciamo, più critiche, però ho avuto delle esperienze di questa natura. Il preside mi convocò, sappiamo che lei fa così, così e così, non, per noi non condividiamo i suoi metodi di insegnamento, mi ha detto, e io ho detto, beh, io non condivido i vostri, arrivederci. Ci siamo salutati, non mi hanno più chiamato. Poi, grazie ai metodi della scuola, io mi sono fatto la scuola privata, perché ovviamente a scuola i ragazzi non capivano e venivano da me per studiare. Ecco, e da lì però questo ti ha Vabbè, ma servito quel a diventare presidi musicista. così, guarda, presidi così per me sono stati una manna. Sì, infatti, è Hanno vero, eh. generato proprio la domanda. È vero. Analizzandola dal punto di vista economico, io ho avuto una grossa domanda grazie ai presidi che avevano dei metodi di insegnamento straordinari. Non ho parole. No, che poi torno a dirti tutto quello che tu hai studiato poi è finito in chiave sia, perdono, cioè sia in chiave alta, letterata, ma poi appunto nei tuoi splendidi scritti umoristici è tornato tutto, quindi vedi che poi il fieno in Sì, cascina. Cioè. ma guarda, io ho scritto di tutto, di più su quegli argomenti che in qualche modo mi hanno appassionato nella vita, dalla scienza all'arte alla filosofia, che poi scienza e filosofia sono mamma e figlia, insomma. Sì, Sono esatto. sempre, anche se cercano di metterle una contro l'altra, in realtà dovrebbero essere alleate, no? Sono due forme del pensiero razionale. No, ma noi vogliamo vederti sul palco, quanto prima, Flavio, cioè. Avevo portato anche questi argomenti sul palco, tra l'altro, con lo spettacolo qualche anno fa si intitolava Sulle spalle dei giganti e raccontava proprio la storia della scienza. Un spettacolo molto bello, che adesso ho messo lì un attimino in naftalina, magari lo ritirerò fuori più avanti. Adesso Bellissimo. sto preparando lo spettacolo sulla storia del cabaret e questo sarà una bella sfida, perché raccontare la storia del cabaret è raccontare una storia incredibile, bellissima, piena di elementi affascinanti e coinvolgenti e sorprendenti anche. E qui c'è anche un progetto musicale, mi dicevi? Sì, progetto musicale che io porto avanti con la collaborazione di un'etichetta discografica minore, più piccola, che è la LDP dell'amico Luca Bonaffini, e sto portando avanti un progetto che prevede tre dischi, ma potrebbero anche diventare di più, che si intitola Anima Popolare, insieme a un gruppo di musicisti dell'Oltrepò Pavese. Perché abbiamo ripreso le sonorità della musica delle quattro province, una musica autoctona italiana, e le abbiamo riportate in un sistema di canzoni anche folk rock, diciamo, molto interessante. Bellissimo. Allora, se volete ascoltare e vedere tutta la storia di Flavio Reglio, andate sul suo sito www.flavioreglio.it, giusto? Flavio, correggimi se Esatto, sbaglio. c'è tutto lì. Quindi c'è tutto lì, c'è anche una pagina Facebook, quindi se volete proporgli palcoscenici, lavori quando si spera riaprirà molto presto da tutta questa situazione. Sappiate che a parte Flavio è da vedere e da conoscere perché vi dico è un pozzo di conoscenze che è interminabile. E poi cercatelo perché veramente è fantastico. Poi vabbè, ai noti, cioè i tuoi fan lo sapranno, anzi sono già tantissimi in diretta, anzi salutiamo e ringraziamo tutti quanti. C'era una signora che voleva farti una domanda, spero non il numero di telefono, Eleonora Cassandra Spago, però vedo che non te la fa più. Quindi o gli hai risposto. Quindi Flavio, che ultimo, diciamo, informazione o saluto vuoi dare alla nazione o consiglio, perla, dimmi tu. Ma no, un augurio, un caro augurio di momento catartico, liberatorio, che ci liberi da questa situazione che stiamo vivendo, che è terribile per tante persone, insomma. Esatto, E esattamente. quindi che la catarsi vi accompagni ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io ti ringrazio tantissimo, sono Grazie a 25 te. minuti, sono volati, veramente è stato un piacere e un onore presentarti. Salutami tutti gli altri VIP che sentirai in questi giorni. Va bene.
E quindi ringrazio e saluto tutti le nostre persone che ci hanno seguito. Grazie mille, buona serata. Grazie Flavio. Grazie, grazie. Un abbraccio. Ciao a tutti.